In 5.000 hanno affollato ieri sera l'arena di Soverato allestita nell'area del campo Nunzio Marino per quello che è stato l'appuntamento di punta della programmazione targata SM Musica di Maurizio Senese. Stiamo parlando del concerto di J-Ax e Fedez, l'unica data in Italia. Tanti giovani, bambini, famiglie arrivati da ogni parte d'Italia con grande soddisfazione da parte degli organizzatori del comune di Soverato. Queste operazioni si possono fare, bisogna solo avere il coraggio di farle, ha affermato il sindaco Alecci. Impeccabile anche l'organizzazione dal punto di vista della sicurezza e del traffico, con un imponente spiegamento delle forze dell'ordine tra carabinieri, vigili del fuoco, vigili urbani, guardie di finanza e le associazioni di volontariato. E compreremo un altro esame all'università e poi un tuffo nel mare, nazional popolare, la voglia di cantare tanto non ci passerà. Zio, vieni dalla zia, voi intanto siete di Soverato? Sì. Siete in casa, avete fatto pochissima strada, non come tanti che sono qui dal mattino per ovviamente attendere l'evento di questa sera, ma è simpatico anche quello che avete scritto. Allora, cosa non si fa per i figli? Speravo con questo cartello di fare avvicinare J-Ax qui a noi, dunque zio, vieni dalla zia. Quanti figli ha al seguito lei? Uno qui di 8 anni e il piccolino che si chiama Giovanni di 3 è a casa col papà, è la cuginetta. Preme perché vuole dire qualcosa al microfono, cosa vuoi dire? Stiamo cercando, no, di fare venire J-Ax per farmi un autografo qua. Ma pensi che arriverà prima che inizi il concerto? Secondo te arriverà? Non lo so se potrebbe arrivare. Oh, sì. Superato! Vediamo un po', ditemi i vostri nomi. Paola, Aurora. E siete di? Crotone. Quindi venite da Crotone e siete qui da quanto tempo? Ma diciamo da un'oretta, siamo qui da un'oretta, siamo tutti... c'era un mare di traffico, ci abbiamo messo un po' più di tempo. Vedo scritto sulle vostre gote ovviamente J-Ax e Fedez, sì. Voi siete proprio delle fan sfegatate, sì. Conoscete tutto il repertorio. Le canzoni, sì. L'ha trasmesso lei, questa passione. Lei è il papà? Sì, lei ha trasmesso la passione a loro due per Fedez, lei in realtà è il capostipite di questa tradizione, ecco. Non mi sembra tanto soddisfatto, oppure sì, è contento di questa, del fatto che abbia trasmesso? Sì, guardi, no? Sono 3 giorni che non dormo la notte, emozionato per l'evento, guardi, non vedo l'ora. Lei Speriamo conosce? Che incominci in orario e che finisca. Che finisca anche in orario, ovviamente. Quindi e mezza contiamo di essere a Praia Longa, di rientrare a casa. Ma lei non è, ovviamente, siamo magari di un'altra generazione, però ascolta. Signora, perché mi devo offendere? Un'altra generazione? L'altro ieri, comunque, fino all'altro ieri ci difendevamo, ora accompagniamo loro, però... Siete felici di questa serata? Sì, siamo molto felici. Cosa non si fa per i figli, giusto? Allora ascoltiamo, che cosa vi aspettate da questo concerto? Tu cosa ti aspetti? No, io mi aspetto qualcosa di bello, poi non lo so perché è il mio primo concerto, lei li ha già visti tanti, quindi lei è più esperta di me. Quindi anche molto emozionati. Allora buon divertimento, ragazzi. Ciao. Ho sempre gli occhi su di te ma nascosti dalla visiera. Io faccio sostenuti, accendo un timido saluto con la sigaretta in bocca perché fa un uomo vissuto. Allora da Girifalco con furore sentiamo un po' un bicchiere di cocktail, di rum, cocktail rum e coca. Non si possono bere alcolici però. No, per i minorenni no. Per noi che siamo maggiorenni, veterani, possiamo berli per attivare la serata. Come intendi trascorrere, oltre ovviamente a cantare le canzoni J-Ax e Fedez, intendi ballare, intendi... Ballare, conoscere tante persone nuove, con la scusa di J-Ax e divertirci in questa fantastica arena. Ecco, puoi parlare anche tu di Girifalco, siete qui da quanto tempo? Siamo venuti verso le 6, siamo stati qui in giro, una passeggiata sul lungomare... abbiamo visto un po' di gente qui, conosciuto un po' di gente e ora siamo qui. Abbiamo anche la Sicilia allora, diteci le località. Siracusa.
Catania. Catania. Come vi chiamate? Letizia. Chiara. Nicoletta. Da quanto tempo siete qui a Soverato? Due giorni. Ah, avete fatto una mini vacanza allora? Una mini vacanza, sì. Io da ieri. Da ieri. Quindi adesso vi fermerete anche dopo il concerto? Io sì. No, no, io torno a Catania adesso. Vi aspettate una grande serata, immagino. Certo. Perché amate J-Ax e Fedez? Per il loro modo di esprimersi. Dicono quello che vogliamo dire noi. Questo è interessante. Un po' la parola della gente di più giovani e hanno un modo di esprimerlo non negativo. Dove vanno i tram, ma non ci vai tu, dove? San Valentino non passiamo, lì che hai valori, non hanno ciò fermati Max più. Ci sono banche che cambiano gestione, chi dopo un viaggio inizia, organizza feste cool. Anche Catanzaro qui a Soverato, come ti chiami? Mi chiamo Alessia, salve. Tu sei qua di casa praticamente, sei vicina, quindi sei arrivata poco fa? No, sono qui da una decina d'ore. Perché la fila è molta per prendere i primi posti, quindi... E tu cosa ti aspetti da questa serata? Tante cose belle. Voce! Fatemi un applauso, Soverato! Manuela di Gioia Tauro, qui a Soverato per il concerto ovviamente di J-Ax e Fedez, ovviamente felicissima, entusiasta, spritz. Della maglia, si vede, si intravede. Cosa ti aspetti da questa serata? Guarda, è il mio primo concerto di Fedez, perché prima le possibilità diciamo erano scarse, adesso che ho avuto l'opportunità sono venuta subito. Per me è un'emozione essere qua innanzitutto, essere qui da Fedez, ma essere qui anche in Soverato è una bella cittadina, mi piace tanto e ci verrò anche nelle prossime tappe del concerto, della Summer Arena. Quando sei arrivata qui a Soverato? Sono arrivata stamani. Cosa hai fatto, come hai trascorso la giornata? Sono andata a mare, però c'era il tempo che non permetteva tanto, poi sono andata nel mio hotel che abbiamo pernotteremo questa notte. E diciamo abbiamo fatto un giro molto bella, mi piace. La prima volta che vieni a Soverato? Sì, 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 è la prima volta. Una delle prime, speriamo di venirci spesso. Allora rimaniamo quasi vicino casa perché qua siamo a Santa Caterina, quindi a due passi, non come tanti che sono qui da questa mattina. Ma pure noi. Ah, siete venuti pure voi? Sì, sì, per forza. Perché... Come mai avete fatto questa scelta? È l'unico concerto in Calabria, per forza doveva venire, poi 3 mesi che abbiamo i biglietti. Da 3 mesi addirittura? Sì. Come hanno fatto la prima uscita, il giorno dopo subito abbiamo preso i biglietti tutti quanti. Siete dei fan proprio... Sì, sì, certo. Ovviamente il sì in coro, ma cosa vi aspettate da questa serata? Chi me lo vuole dire? Non lo so, io mi aspetto a divertirmi tutto, cioè. Di cantare ovviamente, a squarciagola. Di cantare pure. Il è ufficiale di J-Ax. Ci puoi far vedere qualche performance? Vai, giusto. Ti chiedo pardon, ma non seguo il bon ton. Che ce la devo avere sempre in mano un iPhone. Il cane di carattere del papillon di Wilton. E controllare con più vite di una giacca di otto giorni. Puoi mangiare il tuo gelato, fai le facce porno. Tu lo sai quanto soffro, vorrei ma non posso. E ancora un altro esame arriverà. Monopoli, in provincia di Bari. Sei insieme ad un gruppo di amici? Con il mio ragazzo. I miei genitori, insomma. Quanto tempo fa sei arrivata a Soverato? Sono arrivata verso le 9 stamattina, però siamo partiti stanotte, verso le 4:30 più o meno. Quindi un bel po' di strada di viaggio, insomma. Ne vale la pena, ovviamente. Sì, ne vale la pena, certo. Come è trascorso questa giornata? È un po' stancante, un po' stanchevole, perché comunque il caldo, la temperatura, quindi poi comunque... Cioè, sotto il caldo non è facile, però comunque ne vale la pena.
Panine grandi, nel cuore piove grandine. Stasera niente alcol, voglio bere le mie lacrime. Una crepa sopra il petto che diventa una voragine. Da Torino vi siete fatti tutti questi chilometri, cosa vi aspettate da questo concerto? È una bomba, cioè è una roba bellissima. Perché Pepe e Jax sono cantanti bravissimi, come ti piace? Loro vengono da? Napoli. Da quanto tempo siete qua? Ma da circa 3 ore, diciamo, 4 al massimo. Ti trascorso il pomeriggio. Benissimo, alzati. Alzati, un po' in piedi, a buttare un po' di spallate. Questo no. Quello. Cosa rappresentano J-Ax e Fedez? Devi parlare con lui. No, con lui. Lui è due modelli da seguire. Da Bisignano, in provincia di Cosenza. Quanto tempo siete qui a Soverato? Più di 12 ore, sì. Mattina. Quasi 12 ore. Una bella fila abbiamo fatto. No, ne vale la pena ovviamente. Vale la pena, certo. Un concerto in Italia, quindi o si veniva a Soverato o non. Cosa vi aspettate da questa serata? Un grande concerto. Sono qui anche per un'amica che ama J-Ax, specialmente per lei sono qui stasera. Non ha potuto venire, quindi speriamo di portargli un bel ricordo di J-Ax. Da dove venite? C'è la Ionica. Abbiamo passato la giornata al mare, Baia di Caminia. E adesso veniamo qui, siamo venuti qui al concerto. Che si amano J-Ax e Fedez? Per quello che trasmettono e soprattutto per le verità che dice J-Ax comunque, perché visto la situazione in cui ci troviamo adesso, lui comunque nei suoi testi spesso e volentieri riporta la situazione attuale comunque di degrado che si trova l'Italia, sia politico che sociale, perché a livello di politica comunque ormai siamo in una situazione proprio catastrofica. Visto comunque le condizioni in cui versa la maggior parte degli italiani. Comunque è una musica coinvolgente. Certo, noi ormai qui le stiamo seguendo dappertutto, siamo stati anche a Napoli, l'anno scorso a Diamante, insomma. I fan veramente sfegatati e fedeli. Sì. Divertimento. Grazie. Siamo felicissimi che vuol dire che la Calabria oggi sta dando un segnale di vita, un segnale che con una struttura siamo riusciti ad ospitare l'unica data in Italia di J-Ax e Fedez. Voglio ringraziare l'amministrazione che dal primo momento ha creduto al mio progetto e vi posso assicurare che ci ha dato una grossa mano, ma ho visto la partecipazione non solo dell'amministrazione ma da tutta la gente di Soverato, dai commercianti, dagli albergatori, da tutti, quindi oggi posso dire che il pubblico e il privato hanno fatto un'unione e l'unione fa la forza. Ecco, a questo punto, visto il successo della serata, attorno a tutte quelle polemiche che ci sono state rispetto alla Summer Arena, cosa vogliamo dire? No, guardi, io sono un calabrese testa dura, no? Questa struttura è stata fatta con fondi privati, diciamo, è un rischio mio personale, un rischio aziendale. Le polemiche a me fanno bene, perché magari mi risveglia una sensazione di fare ancora meglio. Quindi questa sera io penso che l'organizzazione è stata impeccabile. All'interno ci sono 5.000 spettatori, ognuno è entrato con grande comodità, un'organizzazione perfetta che non devo ringraziare solo al mio staff, ma anche ai carabinieri, alla polizia, alla finanza, ai vigili urbani, all'amministrazione, quindi abbiamo messo in campo veramente tutte le nostre doti e tutti gli spettatori che sono, ripeto, il 65% che sono venuti da tutta Italia, oggi hanno visto una Calabria positiva, quindi grazie a tutti e spero che i prossimi eventi saranno sempre così. Al prossimo appuntamento lo vogliamo ricordare? Prossimo appuntamento, stessa location ma con una geografia diversa della struttura. Un grande evento come quello di Fiorella Mannoia, lo ricordo, l'8 agosto, un evento dedicato al grande maestro Lucio Dalla, un tour che si intitola A te, quindi grazie a Fiorella Mannoia che è la più grande interprete della musica italiana, ma vedremo il Summer Arena non formato stadio come questa sera, ma formato teatro, quindi anche il parterre, se ci saranno 2.000 posti a sedere e quindi un'altra tipologia, ma l'entusiasmo delle grandi occasioni come questa sera. La voglia di cantare tanto non ci va.